inserire i dipendenti della scuola fra le categorie ad alta priorità per la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid, poiché in particolare gli insegnanti come i medici lavorano in ambienti ad alto rischio e l'aumento dei contagi nelle scuole abruzzesi ne è una chiara prova. Così il segretario regionale dello SNALS, Carlo Frascari, il quale sollecita la regione e nel contempo interviene anche sulle nuove regole che riguardano le quarantene chiedendo al governo delle modifiche. Come è stato fatto per gli operatori sanitari, poi adesso si farà per le forze di polizia, i fragili. E io dico che gli insegnanti vanno inseriti che adesso stanno tutti quanti in servizio, perché la dad non c'è più. La nuova bozza delle indicazioni dei ministeri alla Salute e dell'Istruzione Dell'Istituto Superiore di Sanità e delle Regioni contiene le indicazioni per individuare e gestire positivi e prevede che se c'è un solo positivo in una classe e i compagni dell'alunno affetto da Covid sono tutti negativi, non vengano messi anche loro in quarantena. Se gli studenti positivi sono tre o più, invece, scatta la quarantena per tutti, ma non per gli insegnanti. Sono in contatto con i dodicenni ma anche con i bambini che non possono essere al momento vaccinati quindi con le categorie che sono più a rischio contagi. Gli infettati sono maggiormente nelle fasce più basse d'età, ma questo non significa perché comunque la diffusione esiste. Allora forse secondo noi noi riteniamo che questo sia un'imprudenza, lo diciamo chiaramente, cioè di arrivare fino a tre. Con l'altra anomalia invece ancora più eclatante che gli insegnanti che lavorano in quelle classi non vanno in quarantena cioè continuano a lavorare nelle altre classi perché appunto siccome non c'è più la didattica a distanza ma questo non è una cosa molto corretta perché è vero che la maggior parte sono vaccinati ma il vaccinato può essere benissimo infettato quindi andrebbe fatto uno screening per almeno per, obbligatorio insomma da parte per quegli insegnanti che di quelle classi che sono andati in quarantena si sta facendo di tutto questo si sapeva per evitare la didattica a distanza. Ok, ma ci sono dei limiti: ci sono dei limiti della prudenza e dell'organizzazione, queste due cose vanno messe in considerazione.